Siamo con l'avvocato Carlo Bortolotti, che è una vecchia conoscenza del comizio, a cui aveva dato dei pareri legali molto utili e interessanti, soprattutto in materia condominiale, ma non solo. Qualcuno ricorderà la tematica delle multe, molto sentita, soprattutto ai cittadini di Milano. Lo ritroviamo a distanza, come siamo costretti a fare in questi giorni. Lo salutiamo, lo ritroviamo molto volentieri. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, buongiorno Pasini, come sta? Bene, compatibilmente con la realtà che stiamo vivendo un po' tutti, stiamo bene e cerchiamo di fare quello che ci riesce meno peggio. Spero che stia bene anche lei, è a casa tutti bene, come si Sì, dice. sto bene, tranne che con questi capelli. Beh, Scuso, questo è un senti. problema abbastanza diffuso e comune, però ci Forse scuseranno quelli che ci così vedono. male ci stanno pochi, però l'importante è quello che diciamo. Esatto. Perché? Che cosa vogliamo dire? Innanzitutto, come un cittadino oggi che abbia bisogno dell'ausilio di un avvocato per le problematiche più diverse, che comunque non cessano, anzi forse aumentano nella situazione che stiamo vivendo, come cittadino si può rapportare ovviamente al professionista che in qualche modo deve contattare anche a distanza. Qual è nella vostra professione l'approccio che state, immagino, anche perfezionando e pensando per quello che sarà il periodo a venire? Ha detto bene, il rapporto personale diretto, soprattutto nella mia concezione, fra cliente e professionista è un caposaldo dell'assistenza legale. Quindi questa problematica, questo periodo ci chiama a un ripensamento importante di queste dinamiche, delle dinamiche che attengono ai rapporti fra cliente e professionista. Il rapporto personale è molto importante perché fonda anche la fiducia che poi dà luogo a un rapporto di consulenza e assistenza legale fruttuoso. Quindi il ripensamento è complesso e molto importante. Quello che posso dire in via molto pratica è che i cittadini non devono avere alcun tipo di timore nel rivolgersi al professionista legale anche in questo periodo, perché come diceva lei, giustamente i problemi certamente non sono scomparsi, ma forse per tanti versi si sono acuiti perché le problematiche da interpretare e le norme da interpretare si sono forse moltiplicate. E quindi l'avvocato ha il dovere di essere disponibile anche senza poter per un certo periodo di tempo, non sappiamo ancora esattamente quale, ricevere personalmente i clienti nel metodo, diciamo, tradizionale direttamente in studio. Quello che posso dire è che moltissimi colleghi, noi soprattutto ci siamo organizzati per utilizzare delle modalità molto semplici di contatto a distanza. Una di queste è senza dubbio quella che stiamo utilizzando, la possibilità di avere un colloquio col professionista via Skype o comunque utilizzando qualunque altra piattaforma che permetta un contatto di questo genere, che dà la possibilità di vivere una situazione più o meno simile a quella della riunione in studio, soprattutto, aspetto molto importante, che noi abbiamo sottolineato nelle comunicazioni ai nostri clienti, che sottolineiamo anche tra le righe del nostro sito, senza limiti di tempo. Vorrei che le persone sapessero che il professionista in questo periodo non concede 10 minuti del suo tempo su Skype alle persone che hanno un problema. No, è importante sapere che si può
accedere all'appuntamento con l'avvocato, con il professionista e raccontare, esporre la propria problematica come se si fosse in studio, con lo stesso periodo di tempo a disposizione, con i vari costi che ciascun professionista poi decide e decide di modulare in un certo tempo, in un certo modo, ma è importante che le persone sappiano che non è che non si può più andare dall'avvocato, dobbiamo aspettare che passi questo periodo. No, la modalità esiste, ci sarà anche un grande incremento dell'uso stesso del telefono. Io ho sentito parecchi clienti per telefono, abbiamo fatto lunghe telefonate, si cerca di spiegarsi allo stesso modo e allo stesso tempo penso che si possa anche rivalutare la comunicazione via email che personalmente io utilizzavo in precedenza soprattutto per i primi approcci, per la trasmissione di documenti, però è chiaro che in questo momento diventa ancora più importante avere uno strumento di comunicazione di questo tipo e ci si può anche affidare all'illustrazione delle problematiche a mezzo email. Comunque in sostanza è importante che il cittadino capisca che la professione legale è comunque ancora oggi del tutto fruibile e al fianco del cittadino, forse ancora più di prima. Certo, immagino che le materie non mancheranno, si sente molto parlare in questi giorni dei vari dubbi, delle varie preoccupazioni che riguardano il mondo del lavoro, che riguardano le tematiche quotidiane che stiamo vivendo e che non sappiamo come potremo vivere nei mesi che verranno. Quindi immagino che rivolgersi a un avvocato sia in questo momento assolutamente importante e poterlo fare anche con i mezzi di cui stavamo parlando, di cui parlava lei, certamente sono imprescindibili. Io la ringrazio per queste delucidazioni, però le do appuntamento ad altre occasioni in cui ci sentiremo perché, come dicevamo, le tematiche sono tante, diverse, molto sentite anche in base alle segnalazioni che abbiamo noi stessi e quindi diamo appuntamento a lei e a chi ha la bontà di seguirci alle prossime occasioni con cui sicuramente faremo chiarezza su tanti argomenti. La ringrazio molto, non garantisco che sarò pettinato meglio, ma sarò qua a Ecco, vostra su disposizione. quella è l'unica cosa che al momento non siamo in grado di prevedere né noi né lei per quanto riguarda la capigliatura, tutto dipenderà poi dopo dalla riapertura anche dei parrucchieri. Comunque, Benissimo. grazie Avvocato Bortolotti, La saluto. arrivederci. A presto, buonasera.